tedesco, fuori dalla Champions e poco usato da Sarri, pronto a partire già a gennaio. Rifiutate le piste turche, vuole solo una big europea e Mercan non è felice e ci mancherebbe pure. Non si morde neanche la lingua quando può esternare il disagio di questi mesi. Il tedesco fatica proprio a mandare giù la perenne panchina alla Juventus, per questo ha tirato fuori dal ripostiglio la valigia. Non è ancora chiaro se la riempirà, se cambierà subito casa e progetto, ma il numero 23 è davvero ai minimi storici del suo rapporto con la signora. Maurizio Sarri lo ha, infatti, messo all'ultimo posto nella gerarchia del centrocampo e questo avrà inevitabilmente un peso nel mercato di gennaio. Il tedesco può diventare uno dei più ricercati mediani del continente, mentre per il club bianconero alla ricerca di plusvalenze può essere una preziosa carta da giocare. In tanti lo desiderano e qualcuno ha già presentato richieste formali. Sono state scartate proposte turche, affascinanti vista l'origine del giocatore. Emre non vuole fare certo passi indietro, oggi è in una big e vorrà starci anche domani. Stagione no, Can a Torino sta benone e ci rimarrebbe pure a lungo, ma la via della permanenza si è fatta assai stretta. Lo ha detto lui stesso prima e dopo aver battuto 6-1 l'Irlanda del Nord, sono ancora un giocatore della Juventus, in inverno dovrò pensare a cosa ha più senso per me ma mi vedo ancora a Torino, di certo la situazione deve cambiare. È ancora... Più nel dettaglio, non sono soddisfatto, ma continuo a spingere sull'acceleratore e a dare il 100% in allenamento, sto cercando di cambiare la mia situazione, nessun giocatore ovviamente, è felice quando non gioca. Curioso che nella grande Germania faccia con profitto il titolare, mentre piange il piatto bianconero, se Can ha chiuso la prima annata con 37 partite giocate e 4 reti tra campionato e coppe, in questa ha sommato 4 presenze appena, di cui una sola da titolare, e con 150 minuti totali, in campo. Sarri, si sa, non ha le stesse idee di Allegri, mentore del tedesco nel 2018-19. Il tecnico odierno non l'ha, addirittura, inserito in lista Champions e, da lì la situazione è precipitata. Pochi come lui, Europa, ecco la parola che muoverà le decisioni del tedesco. Emre pensa a 2020 euro, a rischio in caso di prolungata panchina alla Juve. E pensa alla coppa che più gli manca, per questo, il PSG, rifiutato d'estate, è preso molto in considerazione, forse ancora più, della calda opzione United. E alla finestra c'è pur sempre il Bayern che ha già svezzato Emre nei primi anni di carriera, il carrarmato tedesco sarebbe, ovviamente, la meta preferita. I bianconeri, che l'hanno preso con un carico di speranze e a parametro zero da Liverpool nell'estate del 2018, lo valutano una quarantina di milioni, la cifra è robusta per la sessione di gennaio, ma in giro si vedono pochi giocatori come Emre. Forti e, soprattutto, assetati di rivincita. Copyright riproduzione riservata Let's Block Ads.